mister ci dà delle disposizioni in campo, però chiaramente durante le situazioni di gioco ci alterniamo in base a dove termina l'azione, in base a dove ci troviamo. Possiamo giocare entrambi sia a destra che a sinistra, non abbiamo problemi e quindi dove capita ci troviamo e facciamo quel ruolo. Noi abbiamo creato tantissime occasioni, oggi abbiamo espresso a tratti anche un bel gioco, purtroppo, oddio, abbiamo fatto comunque sempre 3 gol, fare 3 gol fuori casa non è cosa da poco, soprattutto a un avversario come la Palmese che è un degnissimo avversario assolutamente, ma per la mole di gioco espresso oggi potevamo fare ancora più gol e alla fine col pareggio ci resta l'amaro in bocca sinceramente. Chiaramente l'agonismo in campo si nota, c'è sempre. È stata una partita dove entrambe le squadre tenevano a vincere, quindi ogni palla ce la mettevamo tutta per farla nostra. Davide contro Golia, noi solo 3 giocatori del Gela penso che facciano il bilancio della Palmese. Eppure i miei ragazzi non hanno assolutamente demeritato in campo. Hanno assolutamente dimostrato di sapersi giocare questo campionato. Con un mister che ha voglia di fare, lo sta dimostrando, dove la società gli ha messo a disposizione dei ragazzi volenterosi, ma che magari non hanno il nome, non sono delle grandi star, come oggi le ha invece fatte sfilare il Gela. Massimo rispetto, per carità. Noi oggi siamo contenti di aver preso il punto. Potevamo vincere. Siamo stati noi, magari, a farci i gol. Ma non ha importanza. Sappiamo dove vogliamo arrivare. Il mister ne è convinto, i ragazzi più di me. A breve vi faremo vedere qualcosa di meglio e sono convinto che i nostri tifosi saranno sempre più soddisfatti. Il Gela aveva 4 sponsor nella maglia, non abbiamo nessuno. Ma questo non ci ha fatto demeritare. Non è alla fine con i soldi che si vincono i campionati. I campionati si vincono soprattutto nel saper costruire il gruppo, nel saper organizzare una struttura come stiamo facendo noi, lo dico con grande presunzione. Ed è questa la nostra forza, ed è questa che noi approfondiremo e se necessario cercheremo di lavorare ancora meglio qualora il mister dovesse avere qualche necessità in più. Sicuramente abbiamo un impegno gravoso, abbiamo 5 punti di penalità, che saranno, come dice il mister, la nostra forza. Ma non ci mettiamo limiti. Penso che oggi i ragazzi lo hanno dimostrato, andare sotto con una squadra come il Gela, che tecnicamente e individualmente secondo me è una delle veramente favorite, assieme al Nocerino e qualche altro, ci fa capire dove possiamo arrivare. Basta crederci un po' di più. E allora noi siamo qui pronti a soddisfare quelle che sono le esigenze di chi tifa per noi, ma soprattutto, perdonatemi, siamo qui pronti a soddisfare le nostre esigenze, perché noi amiamo questa squadra, lo facciamo con il cuore, abbiamo una grande passione che ci porta a fare quello che stiamo facendo.